Partito adesso io. Ok, iniziata. Ci siamo, ragazzi. Buona partita a tutti, ragazzi. Cerchiamo di prendere questa benedetta vittoria. Cerchiamo di prendere questa benedetta vittoria che manca sostanzialmente da due settimane, perché da tanto tempo. Signor Max, ci dia feedback. Dai, ragazzi, positività, positività. 20 secondi, 21, 22, 23. 24. Vabbè, sei un secondo avanti, ma non è un problema. È un male rognoso. Lautaro Martinez ne va fermato in questo momento. Forse, ragazzi. No, 30 minuti, ragazzi, sono importanti comunque per capire veramente l'atteggiamento. Attenzione, seguiamo questa azione subito. Frattesi sulla destra che prova a servire in profondità. Attenzione, ottima pal, gol! E partiamo in vantaggio subito. Frattesi. Siamo in vantaggio. Bello! 47 secondi. Meglio di così non si poteva iniziare. Verticalizzazione. Davide Frattesi, ragazzi. Dai. Ragazzi, ora qui stiamo iniziando a soffrire qualcosina. Acerbi è stato costretto a scalare Max, e quindi lui è dovuto spostare anche bastone. Gol. Palla dentro, gol. Vaffanculo, la porca di quella troia. Ma purtroppo li paghi. Perché era una roba. Ma gli errori li paghi, raga. Gli errori si pagano, ma in tutto. In tutto e per tutto. Buttana di Eva, buttana. Come cazzo si fa a essere sull'1-1 in una partita del genere? Sull'1-1 in una partita del genere che tu hai dominato per 30 minuti. Cioè, noi abbiamo dominato per 30 minuti e siamo 1-1. Follia. Questa è follia, ragazzi. Tutto questo è follia. Questa analisi, Seguiamo questa continuazione di Frattesi, ma niente, sbaglia il passaggio. No, la recuperiamo. Siamo avanti, Marco. Dai, gol! Autorete. Il Toro. Penso che sia autorete, sai? No, credo che la doppia lui di nuovo malamente. Comunque siamo in vantaggio. L'aveva cercata la palla Lautaro Martinez, se non ho visto male. Comunque bella la palla recuperata da Mkhitaryan dopo che Frattesi aveva perso la palla. Mkhitaryan ha anticipato l'avversario dell'Udinese che stava ripartendo. Dai, al centro, Udinese al centro scoperta e Lautaro Martinez, penso con l'aiuto, vediamo se tutto è a posto, Di Marco mette una buona palla, autorete, ragazzi, autorete di Bijol. Dobbiamo prenderlo questo qua, raga, è proprio che dobbiamo prenderlo. Perciò mi chiamano un'inquadratura dove si vede bene, porca troia. Ma l'avevo Lautaro era in anticipo sul difensore dell'Udinese, ha ciccato. La palla è il difensore. Lautaro cicca il pallone e il difensore. Anch'io l'ho vista così. C'è un VAR, ma penso, non so per cosa. Buono, gol 2-1. Come cazzo è? L'importante è che siamo in vantaggio, ragazzi. La cosa clamorosa è che hai costruito talmente tante palle gol, facili, nitide, che non l'hai buttata dentro. Siamo in vantaggio 2-1 per due errori clamorosi dei difensori. Finisce a questo momento il primo tempo 2-1. Abbiamo una notizia da Genova. A quanto pare ha preso fuoco la sala VAR, quindi la forte rischio. Attenzione! Attenzione! Questo è gol buono. Guardatemi, questo è buono. Il Toro. Mamma, che gol qui, raga. Che gol qui. Come all'inizio del secondo tempo, come all'inizio del primo tempo. Si è sbloccato. Dai così, dai. Vai a uno, ragazzi. Bello, bellissimo. Gol alla Lautaro, dai. Fammelo rivedere. Max prende forma. Ah già, 3-1, però attenzione al lancio su Turam, lo voglio rivedere. No, però mi sa che è partito da dietro Turam, È partito da dietro. Grandissimo. Bibiol fa un'altra cosa, proprio. Bravo, sì. La Tula con il Bibiol ha fatto quell'errore. Il ballo dei cigni. Ballo dei cigni di Bibiol. Loro stanno pagando tantissimo gli errori che stanno facendo in fase difensiva. Non vorrei dire una cazzata, ragazzi, ma mi sembra un volto nuovo. Attenzione. Aia! Non ci posso credere. Aia! Cazzo, ma come si fa? Eccolo. Luca. Bene.
Come si fa a prendere un gol così, ragazzi, sul 3-1? Non l'ho visto perché sono andato a passare la serranda. Che cazzo succede? Guarda lo Sassà, difesa altissima. Non scatta il fuorigioco, questo se ne va da come solo. Fa, come faccia la Nobla a recuperare in velocità da uno che va... Anche Sommer là, però. Da Sommer, chi lo lasciamo perdere, va. Non dico che doveva fare, ma almeno lancia, di cazzo, provaci. Ora chi sta attaccato come disperati. È finita, ragazzi! Oh, finisce qui. Dai, dai, tre punti! Ah, direi una cosa così al brucio. C'è una frase che andrebbe su questa partita proprio incisa su questa live. Tutto questo è follia, dice il direttore. E oggi ne esco più consapevole di ieri. Tutto questo è follia.